Senti, il pescatore dove sta? Il pescatore sta a Posillipo, lo facciamo venire? Ma magari, facciamo venire il pescatore. Pescador, questo mare busillaga, che ogni notte senti cantare. Pescador, sti parole son lacrime, per Maria che lontana ma sta. Dormo ma e poca volta tutta in pace attorno a me, ma perché me la sale mentre io muore stanotte per te. Canter bosillaga, c'è una nenna che segna mi fa, una manella e una voce mi chiamano, fra sti braccia Maria vuoi tornare. Dormo male e poca poca tutto in pace attorno a me. Vita mia, mo va bene, casi suona non farmi scedà. Dormo male e poca poca dormo male e poca poi. Grazie. Grande atmosfera musicale, grande magia. Io vorrei però accanto a me anche Sandro. Vieni, Sandro Giacobbe, sì. Vieni qui. Visto che vi conoscete da 44 anni, ma non avete mai pensato magari anche di fare una canzone insieme, di cantare un pezzo insieme? Non l'abbiamo mai pensato. Però dai, adesso ricominciamo con le mie idee geniali, ci penso una settimana intera a questo. Ma ci sono delle regole comuni in questo mestiere, in questa vita. Ci si incontra, si sta insieme magari anche per tre mesi, metti, uno fa una cosa teatrale, sta tre mesi insieme a un gruppo di amici, di artisti, poi tre mesi, e quindi nascono delle cose, poi boom, per 10 anni non ci si incontra. Ci vediamo, ci sentiamo, fa parte proprio di quest'ambiente. Unirei a tutto ciò, quindi farei diventare questo duo un trio. Ho delle grandi ambizioni, però anche una voce femminile come quella della Peroni, quindi voi due e Marina Peroni.
Che ne pensate? Cioè, sei senza parole, ho detto così, è un'idea lasciato, che mi è venuta. Mi ha lasciato basito. Intanto, dai, intanto già lei, lo so quello che stai pensando, ti conosco voce, troppo bene. Ha una voce straordinaria. Appunto. Marina c'ha una voce straordinaria. E quindi secondo me dove la metti suona. No, perché noi faremo anche brutta figura. Faremo brutta figura. Ci dovremmo impegnare a fare le cose. Perché non ci pensate? Potrebbe essere. Potrebbe no, essere. No, potrebbe essere invece quello. Guarda che potrebbe essere invece fare un bel tour. L'hai preso il caffè? Io l'ho preso. Ma lo vado a prendere. Io non l'ho preso, non ve ne frega niente. No, tu vuoi un cappuccino? Te lo io vorrei un caffè, grazie. Un caffè, un caffè. Ma la gente a casa pensate sia interessata se noi vogliamo il caffè, il cappuccino. Certo, lo sai che la gente a casa è più interessata al caffè o quello piuttosto che alle canzoni. Io vi ho dato un'idea geniale, voi me la spuntate così. Scusate. Vieni qua. Abbiamo tra un po' abbiamo un personaggio anche di un... Scusate, importante. Marina, ho permesso. Che... Tanto mi inchino, grazie, e ti faccio anche i complimenti perché hai una voce straordinaria. Grazie. E ti ringrazio per i complimenti che mi hai fatto. Perché... Fatti da Gianni Lanzaro. Io vado, Ma amore, si potrebbe fare. Sì, ma tu non hai capito che loro molto con educazione e con nonchalance hanno detto. Stanno divincolando. No, grazie con Marina, no. No, quindi no, hai capito? Piacere! Questo hanno detto! Parliamo! Come? Ti vogliamo! Potremmo partire così, guarda. Piccolo, 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 amore, piccolo, 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 amore. Basta, se no poi dopo, hai capito? Vedi? Questo proprio è così, Improvvisation! Ma sai perché? Perché per noi è un hobby. Io sono un obelisco. Io non posso dirlo perché in genovese si dice anch'io sono un obelisco. Tu invece sei? Io sono il belisco, lascio loro l'ombre. Ah, sei l'obelisco.